Il Napoli crolla clamorosamente in Spagna e adesso a Gattuso per passare servirà un vero e proprio miracolo. Mi raccomando ragazzi, prima di partire a parlare del match, vi invito a lasciare un bel mi piace e anche a iscrivervi al canale attivando pure la campanella delle notifiche. Mi raccomando, fatelo che è importantissimo. Napoli che crolla ancora e ancora inspiegabilmente, perché una sconfitta così, ragazzi, un Napoli così brutto io quest'anno ancora non lo avevo visto. Napoli orrendo, in totale balia del Granada e di tutto quello che il Granada ha voluto fare. Primo tempo che finisce, per fortuna per il Napoli, solo 2-0 al passivo, poteva essere molto ma molto più pesante. Penso che il Napoli non abbia fatto nei 90 minuti uno, e dico un tiro in porta, niente, nada de nada. E questo dimostra un po' la partita del Napoli, troppo, troppo, troppo attendista, troppi pochi spunti in avanti e quei pochi spunti tutti sbagliati, anche tantissimi errori stupidi, passaggi a 2 metri sbagliati, passaggi orizzontali sbagliati. Oggi il Napoli ha sbagliato tutto, dalla prima all'ultima cosa, e mi dispiace, perché un Napoli così brutto veramente non lo vedevo da tantissimo tempo. Comunque, primi 2 giorni d'Europa per le italiane disastrosi: Juve che crolla, Napoli che crolla, Milan che pareggia, un pareggio amaro alla fine. E solo noi che vinciamo, solo la Roma a salvare per il momento il tricolore in Europa, perché per il resto, ragazzi, malissimo. Aspettiamo Lazio-Atalanta, però per il momento veramente molto molto male. Segnano prima Herrera e poi Kennedy, gol di Herrera, che ve lo dico a fare, ragazzi. Di Lorenzo sarà alto 40 cm più di Herrera. Alla fine la prende di testa Herrera. Di Lorenzo salta in aria e non la prende, la liscia completamente, salta a vuoto. Herrera dietro la prende, l'appoggia in porta. Gol 1-0. Discesa di Kennedy molto bella. Gol 2-0. Diagonale preciso, molto potente, bel gol. Niente da dire, 2-0. Partita chiusa in cassaforte, ragazzi. Il Napoli non è riuscito a fare niente. Secondo tempo giocato un po' meglio. Se il primo tempo era da 3, secondo da 4 e mezzo, ma niente di che. Comunque gravemente insufficiente. Granada che fa un partitone. Devo fare complimenti, perché ragazzi, è vero che il Napoli ha giocato male e quindi ci sono tanti demeriti del Napoli, ma ci sono anche dei meriti importanti del Granada, che ha fatto una grande gara. Ho visto fare un sacco di fraseggio, un sacco anche di gioco in verticale, tante giocate anche dei singoli, una bella squadra che ha seriamente messo in difficoltà il Napoli, anzi che ha tenuto per i cosiddetti il Napoli per tutta la partita, perché ragazzi, il Granada ha avuto sempre il pallino del gioco in mano. Napoli che si è limitato a fare qualcosina, ma veramente pochissimo. Troppe stupidaggini sbagliate, troppe, troppe, troppe. Adesso a Gattuso serve un 3-0 in casa al San Paolo. Non è impossibile, non è impossibile, però è sicuramente molto difficile. E ragazzi, adesso si fa tosta per il Napoli, si fa veramente molto, molto tosta, perché un gol e alla fine è facile prenderlo, soprattutto se devi vincere così tanto a così poco. È facile che ti scopri ed è facile che un gol alla fine lo prendi. Non lo so, ragazzi, il Napoli ce la può fare, ha le carte in regola per ribaltare il tutto, però è molto, ma veramente molto, molto difficile. Quindi adesso il Napoli, mi azzardo a dire, è con un piede e mezzo fuori dall'Europa League. Mi raccomando, prima di salutarci e di dirci buonanotte, vi invito a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale e anche a lasciare un commento qui sotto con la vostra opinione. Ciao a tutti e buonanotte.